Lorenzo Dijkman segni solo gol pesanti e bellissimi. Vabbè, è stato bravo Andre che sul rinvio mi ha visto partire, ha aspettato un po', infatti ho esitato un po', poi sono andato. Sono stato un po' fortunato nel controllo, il primo controbalzo, poi pensavo me la rubasse Simo, invece ha tagliato, l'uomo l'ha seguito, io ho continuato, calciato come sempre in tratta. Un inserimento perfetto, ci si aspettava una grande risposta da parte del Novara dopo il pareggio di Pavia, la risposta è arrivata, è stata una settimana che avete preparato ponendo l'accento su quale aspetto in particolare, Lore? Ah sì, arrivavamo dal tre pari col Pavia in cui avevamo avuto appunto quegli ultimi 10 minuti di amnesia, esatto. E oggi abbiamo risposto bene, secondo me abbiamo iniziato un po' troppo frettolosi nelle giocate, però nel secondo tempo siamo andati più degli altri e si è visto. Una partita un po' bloccata, c'è stato appunto questo gol in contropiede paradossalmente, no? Appunto bravo Tozzo a darti la palla e poi tu hai fatto un bel 50 metri da solo. Sì, infatti sono arrivato stanco alla fine, no, appunto è stato bravo Andrea che mi ha servito alla perfezione, scavalcando anche l'uomo che mi stava rincorrendo, quindi sì, è andata bene. Vi ha un po' influenzato il fatto che ieri l'Alessandria avesse già fatto i 3 punti? Cioè, comunque giocare sapendo il risultato delle altre magari un po' di fastidio lo dà, un po' di pressione la mette? No, vabbè, noi giochiamo la nostra partita e vogliamo fare sempre bene, cercando di portare a casa i 3 punti, non penso influenzino i risultati degli altri. Ora al Novara aspetta un mese, no, neanche un 20 giorni dove ci saranno 3 trasferte su 4 partite, quindi sarà proprio il momento topico di questo finale di stagione. Sì, mancano 12 partite se non sbaglio, sono 2 in trasferta, non facili perché sono 2 buonissime squadre, soprattutto il Bassano che all'andata abbiamo fatto 1-1 ed è una buonissima squadra che anche loro lottano per salire. L'affronteremo come queste e cercheremo di portare a casa 6 punti. Chi lo dedico questo gol? C'erano sui miei 2 fratelli e mia mamma e mio papà.